Mario, io sto vedendo Ronny Rondeney, è lì giù Ma che lo vedo sta. anch'io, ma cosa sta facendo? Sembra stia facendo una sorta di rituale ancora. L'abbiamo visto in quella stessa posizione anche nello scorso episodio, verso più o Ma meno cosa la sta fine. facendo? E Ma sta bella domanda. scavando per caso? È sceso! È sceso, ok. Senti, che ne dici di andare a vedere che caspita ha fatto? Perché io sono Va curioso adesso. bene. Ah, peraltro, piccola pausa prima. Io vorrei mettermi anche questa armatura che ho preso perché sì, si può mettere. Allora, tecnicamente mi offre protezione in più e sappiamo bene che con Rodney la protezione non è Siamo mai tutti rosa contata. adesso. Ecco, che schifo, però comunque abbiamo un sacco di protezione, ora possiamo anche stare più tranquilli. Allora, vieni con me e stiamo super attenti perché potrebbero appunto esserci dei veri pericoli qua. Cioè Rodney, Ok, ricordiamo. Ma che usciamo brutto dalla però. casa. Che brutta sta armatura rosa, ti giuro. Troppo cagare. Fa un po' schifo, diciamo. Vabbè, poi magari ci pensiamo. Intanto qua sotto. Sì, ma sembra che abbia scavato dei tunnel. Comunque andiamo sotto, vediamo. Perché io. Oh mio Dio, sto cadendo! Ok, perfetto. Wow. Ah, giusto, a me l'acqua fa Cosa? molto male. Ricordiamolo, fa molto molto male l'acqua. Un Ma sei un demone. attimo, ma. Che cavolo ha Stai a fatto posto? sto. Ma ti rendi conto? Ma ha scavato un sacco di tunnel come se stesse cercando tipo qualche minerale particolare. Ma è Ma una perché? talpa. È tipo una talpa, il che è molto strano perché Rodney. Ah, sai perché? Lui, ricordiamolo, è un maniaco. Cioè, brutto da dire, ma è un maniaco. Ma sei Infatti, sicuro di voler entrare in questi tunnel? ricordiamolo, sono molto sicuro. Ricordiamolo, ragazzi, non rispondete a Rodney o a nessun altro su Instagram o su internet che non conoscete, giusto? Per sicure. Oh, Mario, lo sto vedendo! Lo sto vedendo! È lì, Dov'è? Non letteralmente lì! No, quanto l'ho caspita visto. inquietante! Scusa, vai, guarda. Quanto inquietante! Non lo vedo io. Come non lo vedi? Come non lo vedi? È lì, Mario, come Non lo vedo io. lo. È impossibile, cioè, ho le allucinazioni, ma io lo sto vedendo, è letteralmente lì davanti. Forse perché io ho la night vision. Può Ah, essere. adesso lo vedo un pochettino. È lì, ma cosa sta facendo? Senti, andiamocene via. Andiamo. Io vorrei però capire per meglio questi tunnel. Io ho paura che sto qua Ma si stiamo presenti. andando verso di lui di nuovo? Sì, volevo un attimo esplorare questa cosa meglio perché. Che cavolo sono questi tunnel? Andiamo fino alla fine del tunnel. Ma secondo Ma me. sembra che stia nascondendo qualcosa. Sembra che stia nascondendo qualcosa o comunque che stia costruendo qualcosa nel sottosuolo di pericoloso. Ma questa è una scala, scusami. Che caspita è sta roba? È tipo una grotta. No, 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 fermo un Ah attimo qua. no, è una... È tipo una grotta, sì, secondo me è una cosa più generata automaticamente. Ok, scava sopra. È veramente particolare come cosa, perché è strano come mostro. Cioè, nel senso, non mi aspettavo che facesse queste cose. Questi tunnel sono veramente molto segreti, il che mi spaventa molto. Ok, andiamo. Allora, Questi tunnel qua sono veramente paurosi, Madonna. paurosi e anche segreti. Non sappiamo in realtà il perché stia facendo tutte queste cose. Non sappiamo nemmeno i segreti della casa stregata, eccetera. Senti, scava sopra, che vorrei ritornare sopra per appunto andare Ok, a faccio una completare. scaletta, sai, intanto provo a cercare qualcosa. Sì, vediamo se c'è ancora Rodney. Il fatto è che appunto rimangono aperti un sacco di segreti. Tipo, hai presente quei dungeon dello scorso episodio? Che cavolo erano? E poi questa casa stregata che noi in cui noi ci abitiamo, perché è stregata? Che caspita. È pieno di misteri questo mondo. È veramente tanto. E io qua, su un attimo, ma sto vedendo. Credo di aver visto un drago. È un drago! Un Che drago. figo! Lo voglio. Cioè, ci sono i draghi in questo mondo. Ci ti rendi conto? C'è un Un drago. drago. Nelle caverne, in realtà, il che è abbastanza particolare come situazione. Ok, L'hai interessante. trovato un drago? E nelle caverne c'è una caverna enorme, tipo, ma veramente vastissima, che non finisce mai. È veramente fighissima come caverna. Comunque, ti sto raggiungendo, È Mario. fighissimo. Ok, sei Sono uscito? Molto sì, bene. ci siamo. Adesso ritorniamo di nuovo indietro. Ricordiamo che Rodney è là sotto, tecnicamente. Quindi ora qua, se questa casa vuole Ma smettere di esistere. potrebbe aver fatto dei tunnel sotterranei sotto la nostra casa? Può darsi, sì, può darsi. Infatti se ci sbuca da sottoterra io mi cago addosso, te lo dico. Allora, tecnicamente noi dovremmo anche andare avanti con questo caspita di book del cavolo, no? Delle Di. quest. Delle quest. Devo fare una spada in legno e devo fare Il anche. legno? Vado a prendere il No, ce legno. l'ho già il legno. Vai a prendere il Ah, pesce, ok. però. 5 di pesce, assolutamente. Il pesce. Oi. No, 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 fermo un attimo. Perché ci sono dei No, blocchi? no, queste cose no, però. No, 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 ma perché c'è una croce all'incontrario, Mario? Che.
cavolo! Ma Madonna, l'ha fatta quei fantasmi. Allora, tecnicamente a me dovrebbe piacere perché è... Allora, ma porca miseria. Io sono... Allora, sono un demone, non è possibile. Giuro che sono un demone, io non so come farvelo capire. Allora, devo farlo vedere. C'è la cipolla infuocata. Vedete, sono un demone. This is your origin. Che praticamente sono un demone. C'è scritto, è il mio coso, è la mia origine. Sono un demone. Quindi... Ok. Però stanno di nuovo arrabbiando. E questi fantasmi qua si arrabbiano molto spesso. Comunque andiamo avanti e facciamo la spada. Ignoriamoli. Tecnicamente a me io non possono farmi assolutamente niente. Ricordiamolo, perché io sono un demone. E se voglio posso distruggere. Tu vai a prendere il salmone, veloce. Oh! Vado. Come ti permetti? Mi ha dato. Caspita, che caspita di naturale. Posso prendere. Mi stanno picchiando. Ma chi? Boh, non so. Ma non è che. Perché allora, secondo me io ti ho colpito e ho ricevuto un danno che secondo me era per la tua armatura, che poi dopo alla fine secondo me me la devi dare, perché ovviamente, cioè nel senso, non può essere più forte della mia, cioè, ma stai scherzando? Non è proprio corretto. Comunque io qua vado avanti con il book delle quest. Il raw code ci serve. Allora Mario, mi hai preso questi, sì, bellissimi trovati, pescioloni. Oh, grazie. Dammi pescioloni, ok, molto bene. Buoni, appena pescati. Oh, guarda lì, c'è... Come c'è Rodney. Sto... Ma che caspita sta facendo? Mio Dio, che... Ha fatto un tunnel pure là. Ma vedi che comunque sono tutti tunnel che effettivamente lui scava da sotto. Ci ha visto, ovviamente. Ma io sto cercando di capire che caspita abbia in mente, perché... Non comprendo veramente, ma perché fa così? Cioè, nel senso, è veramente inquietante. E io... Ma secondo te cosa vuole? Bella domanda. Cioè, allora, tecnicamente il suo obiettivo è quello di molestare, di base. Quindi, secondo me, ci sta molestando. Capito come fare, caro Ciccione. Ah, ok. Praticamente devo fare submit, ok? Devo schiacciare io. Ma, allora, tecnicamente stiamo procedendo abbastanza bene. Ricordiamo che queste cose le stiamo facendo come obiettivi per poter sbloccare... Donis? Guarda. Oh santo cielo, ma che cavolo. Ok, questa è una croce all'incontrario, che tecnicamente non vuol dire una beata ceppa di niente. Cioè, nel senso, di solito le croci all'incontrario sono sempre utilizzate per fare rituali. Per fare riti. Sì, tipo satanici o robe del genere. Ma io sono un demone, nel senso, a me non... Vabbè, e te non dà fastidio. Devo prendere il caspita di alberello. Quindi dobbiamo scavare degli alberelli qua, così almeno. Mi ha dato l'alberello direttamente, bene. Subito. Sì, e tecnicamente... Ah, questo era optional. Ah, ma mi sta dando i rewards, i premi, me li sta dando tutti. Cosa ti ha dato? Allora, mi ha dato una pozione di invisibilità che possiamo utilizzare per poter spiare Ronny, hai capito? Effettivamente, io queste cose le dovevo schiacciare, non ci avevo pensato. Un cartello, Però aspetta un attimo, perché sto prendendo tutti i premi che prima non avevo preso. Guarda quante cose mi sta dando. No, vabbè, incredibile. Aspetta, mi ha dato anche una staffa particolare. Che quanto figo. Quante robe ti stanno dando? No, vabbè, aiuto. Oh no, attento. Ci sono queste cose che rompono le cavolo. Cos'è sta roba? Non la posso prendere. Ma perché c'è scritto 1010? Ma hai scritto tu? No. Ok, questo mondo è veramente maledetto. E allora, aspetta, io ho nuove cose. C'ho anche tantissime staffe. Guarda qua. Tieni una staffa. Che ti arrivano i fantasmi, quelli più brutti. Non posso dropparla la staffa, che cavolo. Allora, vabbè, i fantasmi più brutti lasciamoli perdere. Scusa, ho visto qualcuno. Ho visto una figura. L'hai vista? Sì. Ma cosa? Com'è possibile? Com'è? Io. Ma non c'è nessuno qua. Ah, ok. No, secondo me invece c'è qualcuno qua. Perché, come abbiamo potuto ben vedere. Ok, queste cose sono veramente molto interessanti. Questa è una rod. Ok, che possiamo utilizzare per piscare in realtà l'inferno. La conosco molto. Comunque, bene. Con la pozione di invisibilità che hai trovato, potremmo spiare Ronny e poi creare una specie di prigione per intrappolarlo. La prigione, hai ragione. Questa prigione qua dobbiamo farla. Ci avevo pensato anche prima, effettivamente. Allora, noi dovremmo effettivamente fare una prigione per intrappolare Ronny. Però effettivamente dovremmo prima capire bene dove e come fare ad imprigionarlo. Perché effettivamente noi non vediamo che ha fenomeni tipo paranormali, no? Proviamo a spiare i suoi movimenti. Sì, ma secondo me ti spiego una cosa molto semplice di Rodney. Praticamente io non credo che lui sia un'entità paranormale. Io credo che sia una persona normale. E quindi se noi la intrappoliamo, tecnicamente resta dentro una prigione, ovviamente con blocchi che non si possono scavare. Quindi io direi di fare una cosa molto importante. Direi di iniziare a scavare qua, vabbè, magari non adesso proprio, però più o meno in questa direzione, e fare tipo una prigione del genere, o qua o magari in casa, non lo so. Però in realtà in casa è piena sempre di
di entità malevole che ci vogliono uccidere, quindi quelle non ci possiamo fare assolutamente niente. Però sicuramente prossimamente potremmo effettivamente costruire questi Questa... Oh, cos'è? dandelion. Allora, aspetta Alla un luna attimo. il sole cadrà. Ma che caspita, via 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 schiavo. Larius, ma allora non sto Madonna. capendo. Io queste lingue non le conosco, secondo me non sono creature infernali, queste potrebbero venire da un posto peggiore, secondo me, da tipo dimensioni alternative che non sono però l'inferno. Ok, interessante come cosa. Ok, poi c'è scritto Machisieru Larius Ma Varakin che caspita stai dicendo? Non leggere quelle cose che non si capisce niente. Quindi rimane aperto questo segreto della casa, i segreti dei dungeon e il segreto di Rodney, che dobbiamo capire meglio. Bene, Mario, io direi che questa avventura continuerà assolutamente. Va bene.